Ebbene sì, contrariamente a quanto ci hanno raccontato, è ancora possibile aggiornare Windows 7 e scaricare tutti gli aggiornamenti di sicurezza anche nel 2021 e 2022. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e in questo video vedremo esattamente come svolgere questa procedura. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco, e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Questo vuole essere un video estremamente pratico, quindi fra poco cominceremo a cliccare e a scaricare tutto il materiale che ci serve per ottenere gli aggiornamenti per Windows 7 anche nel 2021 e 2022. Prima di cominciare però è importante dare un minimo di contesto. Innanzitutto, ufficialmente il supporto per Windows 7 è terminato a gennaio 2020. Ho fatto un video con tutti i dettagli, quindi non ripeterò tutto quanto. Basti sapere che in questo momento sostanzialmente se uno non fa niente non riceve più gli aggiornamenti per Windows 7 per il proprio PC. Ciò detto, Microsoft sa benissimo che ci sono moltissime aziende enormi con qualche migliaia di PC che ancora dispongono di Windows 7 che non sono in grado materialmente di migrare immediatamente a Windows 10. Per tutti costoro Microsoft ha attivato un programma a pagamento che si chiama Extended Security Updates for Windows 7, ESU per farla breve, che consente alle aziende che lo sottoscrivono di ricevere gli aggiornamenti per Windows 7 fino al 2023, quindi sostanzialmente Microsoft sta continuando a realizzare questi aggiornamenti. ESU è quindi un servizio in abbonamento riservato alle aziende, quindi i privati come me non possono accedere direttamente al programma ESU. Un gruppo di appassionati però ha trovato il modo di sbloccare questo sistema anche su tutti i PC tradizionali con Windows 7 e scaricare quindi gli stessi aggiornamenti ufficiali che teoricamente dovrebbero essere riservati per i sottoscrittori del programma ESU anche sui PC di noi smanettoni. Quindi nei prossimi minuti vedremo esattamente dove trovare questo tool, come scaricarlo sul nostro PC e come utilizzarlo. Prima di proseguire però un'ultimissima precisazione estremamente importante: io personalmente non consiglio di svolgere questa procedura per una serie di motivi. Innanzitutto, in questo momento Windows 7 è ancora aggiornabile gratuitamente a Windows 10. Ho fatto un articolo e ho anche preparato un video che vi lascio qua sopra che permette di fare proprio questo, ovvero aggiornare il PC gratuitamente da Windows 7 passando al nuovo Windows 10. Oltre a questo vi sono un'altra serie di motivi che ho dettagliato nell'articolo per il quale io non consiglio di utilizzare questa tecnica. Ciò detto, però so benissimo che ci sono moltissimi amici che sono ancora legati a Windows 7 e non hanno nessuna intenzione di passare a Windows 10, e questo video quindi è proprio per loro, proprio per questa strettissima fascia di amici che sanno magari esattamente quello che stanno facendo, vogliono continuare a utilizzare Windows 7 magari su un vecchio PC oppure su una macchina virtuale e vorrebbero avere accesso agli aggiornamenti di sicurezza. Bene, ho blatterato abbastanza, entriamo nel vivo della trattazione. Per prima cosa clicchiamo qui sul pulsante start del nostro Windows 7 e cerchiamo Windows Update, eccolo qua, per lanciare il nostro Windows Update. Quello che vogliamo fare una volta entrati in questa schermata è cliccare sul collegamento qui nella colonna di sinistra con scritto controlla aggiornamenti. Lo scopo è far sì che Windows Update ricerchi tutti gli aggiornamenti disponibili pubblicamente per Windows 7 e ce li segnali. Una volta terminata questa operazione, in caso il sistema ci segnali che sono disponibili degli aggiornamenti, dobbiamo assolutamente installarli tutti quanti. Ora, so benissimo che, come vediamo in questo momento, la procedura di ricerca degli aggiornamenti potrebbe rimanere bloccata su questa schermata. Questo è un problema distinto che dovete assolutamente risolvere prima di poter procedere, ovvero dovete fare in modo di poter scaricare tutti gli aggiornamenti. Se Windows Update però rimane bloccato sulla schermata appunto ricerca di aggiornamenti in corso come questa per troppo tempo, consultate questo articolo che vi lascio qua sotto linkato nell'articolo, nel quale appunto abbiamo mostrato la procedura che dobbiamo seguire. Ecco qua, l'operazione è terminata. Nel mio caso non sono disponibili altri aggiornamenti proprio perché avevo aggiornato il PC questa mattina. Torniamo quindi nel menu start e scriviamo sistema perché vogliamo accedere, ecco qua, al pannello di controllo icona sistema. Quello che ci interessa da questa schermata è scoprire se il nostro Windows 7 è a 32 oppure molto probabilmente a 64 bit. Troviamo l'indicazione in questa riga, quindi tipo di sistema, sistema operativo in questo caso a 64 bit. Questa informazione ci serve perché dobbiamo tornare nel nostro articolo, quindi turbolab.it/9977, perché ci sono una serie di patch che dobbiamo scaricare, ovvero dobbiamo scaricare una serie di aggiornamenti manualmente per sbloccare successivamente l'operazione. Le patch da scaricare sono appunto raccolte in questo articolo. Dobbiamo scaricare la versione giusta a seconda che il nostro operativo sia a 64 bit oppure a 32 bit. Io ho già scaricato tutte queste patch, le raccolte in questa cartella per il mio sistema operativo, quindi tutto
tutto quello che bisogna fare è fare doppio clic su questa patch, si aprirà appunto una schermata simile a questa al quale dobbiamo confermare per installare le singole patch. Ora è sicuramente possibile che alcune di queste patch ci venga risposto dal sistema operativo che sono già installate e quindi non sono necessarie, in questo caso non c'è nient'altro da fare. Se però, come è mostrato in questa schermata, l'aggiornamento appunto è necessario e può essere installato, dobbiamo installarlo e poi, ragazzi, attenzione, massima attenzione, dopo aver installato ognuno di questi aggiornamenti è di importanza critica riavviare completamente il PC prima di installare un altro. Quindi la sequenza delle operazioni è: installo una patch, riavvio il PC, installo l'altra patch, riavvio il PC, fino ad esaurire l'installazione di tutte queste patch che vi ho elencato nell'articolo. Ok, siamo quasi pronti. Prima di scaricare l'archivio vero e proprio che contiene il tool che consente di sbloccare gli aggiornamenti, dobbiamo scaricare un programma di gestione degli archivi che possa aprire i file con estensione .7zip. Questo è necessario perché Windows non consente nativamente di aprire i file con estensione 7zip, quindi ci serve un gestore di archivi specializzato. Ad esempio, se avete installato una versione moderna di WinZip oppure WinRAR siete già a posto. In caso contrario vi consiglio di collegarvi a questo sito 7-zip.org e scaricare uno dei due file che ci sono stati proposti qua sopra, quindi in versione a 32 oppure a 64 bit a seconda del nostro sistema operativo. Dopo che abbiamo scaricato il pacchetto, eccolo qua, questo è il 7-zip, procediamo alla rapidissima installazione del programma. Bene, ora torniamo nel nostro articolo turbola.it/3172, scendiamo fino a questo passo, scaricare bypass Windows 7 Extended Security Update Eligibility, che contiene appunto i link per ottenere il tool che sblocca la ricezione degli aggiornamenti. Il modo più facile è seguire questo link, quindi download diretto tramite browser web che vi scarica direttamente il pacchetto. In caso questo link non dovesse funzionare, potete utilizzare la rete BitTorrent come abbiamo visto nel video che vi lascio indicato qua sopra. Io scarico comunque tramite browser web e quello che ricevo è un pacchettino come questo, bypass ESU, eccolo qua, .7z, che contiene appunto il nostro tool. A questo punto, poiché abbiamo installato 7zip poco fa, possiamo fare doppio clic su questo file che abbiamo appena scaricato per aprire l'archivio. Ci chiede la password, che nel momento in cui scrivo è esattamente 2020, però vi consiglio di fare riferimento di nuovo all'articolo su turbola.it perché vi ho lasciato la password qua sotto, quindi in caso dovesse essere aggiornata la trovate aggiornata qua sotto. Comunque in questo momento la password è appunto 2020, eccola qua, clicco ok ed ecco che ci mostra tutto quello che c'è all'interno del nostro archivio. Clicchiamo quindi estrai, facciamo download ESU, eccolo qua, in una nuova cartella, la parcheggiamo tutto il materiale dentro questa cartelletta, eccola qua, e possiamo entrarci. Arrivati a questo punto abbiamo davvero ormai concluso, entriamo quindi nella cartelletta dove abbiamo estratto tutti i file, individuiamo il file che si chiama liveos-setup.cmd, eccolo qua, clic con il pulsante destro, esegui come amministratore e confermiamo. Ci viene quindi proposto questo menu testuale, non dobbiamo fare altro a questo punto che scrivere 1 sulla tastiera, battere 1 sulla tastiera e non c'è altro da fare perché il tool sta sbloccando automaticamente la ricezione degli aggiornamenti da Windows Update. Eccoci qua, il tool ha terminato, non dobbiamo fare altro che battere un tasto qualsiasi per chiudere la finestra del prompt di comando. Possiamo quindi chiudere tutto quanto e mi raccomando ragazzi, attenzione, un'altra fase critica, arrivati a questo punto dobbiamo assolutamente, e sottolineo l'assolutamente, riavviare il PC un'ultima volta. Non appena tornati al nostro sistema operativo, torniamo direttamente di nuovo sotto Windows Update, eccolo qua, e ora clicchiamo di nuovo sul collegamento controlla aggiornamenti qui sulla sinistra. Ancora qualche minuto di pazienza ed eccolo qua il messaggino che volevamo vedere. 3 aggiornamenti importanti sono disponibili, quindi sostanzialmente abbiamo avuto accesso alle patch riservate al canale di sicurezza esteso. Vediamo quali sono queste patch in particolare, quindi eccolo qua, un aggiornamento per Windows 7 del 2019 e i vari aggiornamenti cumulativi appunto che in questo momento sono quelli di febbraio 2021. Quindi quando riceviamo questi aggiornamenti abbiamo appunto la conferma che siamo riusciti a sbloccare gli update. Chiaramente ora possiamo installare questi aggiornamenti come avremmo fatto su qualsiasi sistema operativo Windows 7 quando era ancora in fase di supporto normale, però c'è un'altra opzione che magari possiamo valutare di scegliere. In particolare quando clicchiamo qui su cambia impostazioni possiamo scegliere come installare questi aggiornamenti. Se scegliamo installa gli aggiornamenti automatici,
Scelta consigliata, non dovremo fare altro, perché il nostro PC scaricherà e installerà automaticamente tutti i prossimi aggiornamenti di sicurezza che verranno rilasciati nei prossimi mesi. Bene, da Zanni di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace qua sotto per farmelo sapere. Grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. I commenti qua sotto invece sono a tua disposizione per farmi sapere tutto quello che ti viene in mente. Se sei riuscito concretamente a scaricare gli aggiornamenti per Windows 7, se sei d'accordo che è il momento giusto per mollare questo sistema operativo e aggiornare gratuitamente a Windows 10, oppure se hai avuto qualsiasi problema, fammelo sapere nei commenti qua sotto. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, Linux, Internet, programmazione, Bitcoin, criptovalute, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, la campanella. Al prossimo video. Ciao!